Sono 474 i nuovi positivi, altre 6 le vittime. Intanto, dopo la morte a distanza di pochi giorni di madre e figlia per il Covid, a Mileto due neonati ricoverati al GOM di Reggio Calabria e anche qualche vaccinato finisce in rianimazione a Cosenza. C'è preoccupazione dei balneari calabresi dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto di rimettere in gara le licenze senza possibilità di proroga, a rischio centinaia di imprese in Calabria. I carabinieri forestali sequestrano il depuratore comunale di Sant'Onofrio, indagati i gestori dell'impianto. Per il procuratore di Vibo si tratta di una vera e propria bomba ecologica. La fortuna ha evitato che un giovane rimanesse schiacciato da un albero caduto sulla sua auto mentre transitava in contrada Saporito a Rende. Ore di apprensione in via Gaudio a Cosenza per una fuga di gas, evacuato un intero stabile. Solo in tarda mattinata le famiglie hanno potuto far ritorno nelle proprie abitazioni. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, parliamo di Covid, vi diamo i dati del bollettino regionale di oggi perché preoccupa proprio l'avanzata del virus in Calabria. Sono 474 i nuovi positivi, ci sono 3 nuovi ingressi anche in terapia intensiva e oggi si contano altre 6 vittime. Salgono a 2 i neonati positivi al Covid ricoverati nel reparto di neonatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Il bambino ricoverato nella giornata di ieri, che proviene dalla piana di Gioia Tauro, è stato portato al pronto soccorso della neonatologia per malessere e difficoltà ad alimentarsi ed è risultato positivo, come anche i suoi genitori. E oggi un bimbo di 21 giorni residente nella zona nord della città regina è risultato positivo al test come la madre. Il piccolo presenta febbre e difficoltà ad alimentarsi. Entrambi sono stati inseriti nel percorso diagnostico terapeutico per pazienti neonati affetti da Covid e vengono monitorati costantemente in regime di isolamento dagli altri piccoli pazienti da un team di esperti neonatologi. Sono 474 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Calabria, praticamente come ieri, ma con un numero di tamponi più del doppio, 9.856. Il tasso di positività scende al 4,81% dal 10,23%. Le persone risultate positive al coronavirus nella nostra regione da inizio pandemia sono 101.598, mentre ad oggi il totale dei tamponi eseguiti sono stati di 1.564.900. I casi di oggi sono così suddivisi: 61 a Cosenza, 71 a Catanzaro, 24 a Crotone, 16 a Vibo Valentia e 302 a Reggio Calabria. Oggi non si registrano nuovi ingressi nei reparti ospedalieri, con 229 ricoveri stabili in area medica, ma ci sono 3 nuovi ricoveri in terapia intensiva, con il totale che raggiunge quota 23. In aumento le vittime, 6 nelle 24 ore, 2 nel Cosentino, 1 nel Vibonese e 3 nel Reggino, che portano il totale a 1.556. Dicevamo, il virus avanza anche nella nostra regione dopo la morte a distanza di pochi giorni di madre e figlia per il Covid a Mileto. Sono 2, dicevamo, anche nel servizio i neonati ricoverati al GOM di Reggio Calabria. Anche qualche vaccinato è finito in rianimazione a Cosenza. Facciamo il punto nel prossimo servizio e poi ascoltiamo le parole del professor Cosco del Pugliese Giacomo di Catanzaro. 384.000 calabresi hanno ricevuto la terza dose, immunizzato il 22,73% della platea regionale contro il 28,46% della media nazionale. La Calabria è penultima tra le regioni italiane per percentuale di vaccinati con la dose booster. Peggio ha fatto soltanto la Sicilia. Il dato non è indolore, visto che si ritiene che la capacità di resistenza al virus dei vaccini diminuisce con il tempo e già a 5 mesi dalla somministrazione il soggetto non è coperto in modo sufficiente. E così capita che nelle aree mediche e anche nelle terapie intensive delle strutture calabresi si comincino a vedere tra i ricoverati non solo soggetti non vaccinati, ma anche chi ha ricevuto le due dosi diversi mesi fa.
Ogni giorno quasi 12.000 persone ricevono il richiamo del vaccino con farmaci a mRNA. Le somministrazioni sono in linea con quanto stabilito dalla struttura commissariale nazionale. Altre 1.500 dosi circa vengono utilizzate per le prime inoculazioni, a qualche soggetto ritardatario e ai bambini per i quali la campagna è iniziata solo qualche giorno fa. Consistente anche il numero delle seconde dosi. Nelle ultime 24 ore, sulla base di 4.600 tamponi analizzati nella giornata di domenica, sono stati evidenziati 475 casi, una percentuale superiore al 10%, 10 i ricoveri in area medica e altri 2 decessi. Il Covid uccide ancora e sembra accanirsi su alcune famiglie. Tra le vittime delle ultime ore, un'anziana donna di Mileto che si trovava ricoverata al pugliese Ciaccio di Catanzaro. Qualche giorno fa la donna aveva perso una figlia per le complicazioni dovute al Covid. All'elenco dei bambini contagiati che presentano sintomi preoccupanti si aggiunge un neonato di appena 9 giorni che dall'ospedale di Polistena è stato trasferito al GOM di Reggio Calabria. Il piccolo non è grave ed è assistito dal personale del reparto di patologia neonatale. Intanto, sulla questione misure di contrasto alla diffusione del virus, il presidente della regione Roberto Chiuto si dice contrario all'introduzione del tampone per i vaccinati. Per il governatore l'azione del governo nazionale dovrebbe concentrarsi sulla promozione della vaccinazione e sulle limitazioni da applicare a chi non è immunizzato. Preoccupati bisogna essere, anche perché, anche se la situazione in confronto allo scorso anno è molto diversa. E lo scorso anno, da ottobre a marzo, aprile del 2021, è stato veramente un incubo affrontare quello che abbiamo affrontato, appunto. E il pericolo maggiore, secondo me, è l'abitudine a questa malattia. Ci siamo abituati e questo comporta una diminuzione comunque delle precauzioni. Se noi andiamo a guardare i numeri, ci dicono che appunto la vaccinazione protegge. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso avevamo quasi 800-900 deceduti al giorno, numeri ben più alti di quelli che abbiamo quest'anno. E in ogni caso vorrei ribadire che il 5% dei soggetti vaccinati rimane ancora suscettibile alla vaccinazione, alla malattia stessa, e che poi dopo 6 mesi la capacità di protezione del vaccino diminuisce. E questo la vera, fa capire come la terza dose sia molto importante. Dobbiamo abituarci a questa nuova normalità, almeno per questo periodo e per i mesi a venire. Nuova normalità che ci condizionerà nei rapporti che possono esserci fra di noi, che possono esserci fra le persone, però questo non vuol dire pensare che la vaccinazione non sia efficace, anzi. E la vera discriminante fra questo dicembre e lo scorso dicembre, che appunto ci ha permesso di riaprire le attività commerciali e di vivere, torno a ripetere, questa nuova normalità. E domani, a proposito di vaccini, sono in arrivo in Calabria altre 24.100 dosi di vaccini Moderna. Saranno così ripartiti 8.600 a Castrovillari, 4.600 destinate a Lamezia Terme, 2.100 per Vibo, Ciascuna e Crotone, mentre le ultime 6.700 saranno consegnate a Melito Porto Salvo. La fornitura alle strutture ospedaliere invece avverrà anche in questa occasione in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e l'Esercito Italiano. Parliamo di sanità con il blitz dei NAS all'Annunziata di Cosenza. Mancano spazi e personale. Ennesima visita dei carabinieri dei NAS all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. I militari sono tornati a ispezionare il pronto soccorso a seguito di numerose richieste di intervento fatte pervenire per verificare le continue denunce. I carabinieri, secondo quanto si è appreso, hanno ancora una volta constatato che sia per quanto concerne gli spazi utilizzati che per il personale in servizio, la struttura presenta notevoli problemi. In pratica, nonostante le precedenti sollecitazioni
sollecitazioni contenute nelle relazioni in passato sottoposte all'attenzione del management aziendale non sono state assunte le determinazioni del caso. Insomma, la questione legata all'aumento di personale continua ad essere la nota dolente, con notevoli problemi per i pazienti costretti a gravitare per ore nei locali del pronto soccorso. Cambiamo argomento, parliamo dell'assemblea dei balneari calabresi a Catanzaro. Preoccupa la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto di rimettere in gara le licenze a partire dal 2024 senza possibilità di proroga. A rischio in Calabria centinaia di imprese. C'è preoccupazione dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto di rimettere in gara le licenze per le spiagge a partire dal 2024 senza possibilità di proroga, una decisione che mette a rischio centinaia di imprese in Calabria. L'argomento è stato al centro dei lavori dell'Assemblea del Sindacato Balneari Calabria che si è svolta a Catanzaro. Noi da decenni assicuriamo servizi che il mondo ci invidia. Abbiamo creato delle aziende dove prima non c'era nulla. Sarebbe ingiusto togliere a chi ha creato queste aziende il lavoro e il frutto del proprio lavoro. L'assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso, intervenendo ai lavori dell'Assemblea, ha sottolineato che sulla tutela delle concessioni demaniali c'è un impegno innanzitutto politico che coinvolge in Parlamento le forze che rappresentano il governo regionale, che sono sempre state chiare sulla difesa di una tipicità italiana dell'accoglienza. E decidere a chi affidare le proprie spiagge, sottolinea ancora Orsomarso, deve essere una prerogativa nazionale da difendere nelle sedi opportune a Bruxelles come a Roma. Bisognerà adire le vie legali, quindi questo lo sta facendo il governo per comprendere questa sentenza che da 2 anni come si applica e quanto si applica. L'auspicio è quello che faremo come giunta, perché abbiamo predisposto una delibera al di là dei soliti ordini del giorno, dove che cosa facciamo? Sollecitiamo il governo nazionale, come faranno la maggior parte delle regioni italiane, a mettere la parola fine a questo stato di incertezza. Ci spostiamo a Sant'Onofrio adesso, nel Vibonese, dove è stato sequestrato il depuratore comunale. L'operazione dei carabinieri che hanno scoperto dei bypass illegali. Indagati i gestori dell'impianto, per gli inquirenti si tratta di una vera e propria bomba ecologica. Gli uomini dell'arma hanno scandagliato palmo a palmo un'area di 600 metri quadri in località Tomarchiello. Siamo nel comune di Sant'Onofrio. I carabinieri hanno documentato lo sversamento dei reflui fognari direttamente nel fiume Messima. Una vera e propria bomba ecologica è stata definita dagli inquirenti. Sostanze inquinanti che inondano il tratto della costa tirrenica vibonese, causati dal mancato funzionamento dell'impianto di depurazione comunale. Dagli accertamenti, la scoperta della realizzazione abusiva di alcuni bypass all'impianto, segnalati all'autorità giudiziaria i responsabili della società che gestisce l'impianto. Si tratta di un'impresa catanzarese. Sigilli sono stati posti alla struttura, la cui custodia è stata affidata al sindaco. Continua il contrasto all'illegalità ambientale dopo gli appelli tanti lanciati dal procuratore Camillo Falvo sulla tutela del territorio. Adesso parliamo di politica, perché il Consiglio Comunale di Aiello Calabro ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco Francesco Antonio Iacucci. La carica è incompatibile con quella di consigliere regionale che Iacucci riveste dopo le consultazioni elettorali dello scorso 3 e 4 ottobre. La legge stabilisce che la decadenza da sindaco comporta anche l'immediata decadenza anche da presidente della provincia. Per questa ragione il segretario generale della provincia di Cosenza ha notificato al vicepresidente Ferdinando Nociti il subentro nella qualità di presidente facente funzioni. Pertanto la provincia di Cosenza sarà guidata da Nociti fino a nuove elezioni. La fortuna ha evitato che un giovane rimanesse schiacciato da un albero che è caduto sulla sua auto mentre transitava in contrada Saporito a Rende, nel Cosentino. Vediamo. È davvero eclatante quello che è accaduto questa mattina intorno alle 8:25 a Rende. Siamo in via Carrai, come vedete ancora ci sono, al momento in cui registriamo questo pezzo, ci sono ancora i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale, i vigili urbani impegnati
in questo che è stato un fatto poi conclusosi miracolosamente, lasciatecelo dire, un'auto, quella Golf che vedete ancora sotto i rami, stava transitando qui con a bordo il solo conducente, un giovane che ha riportato per fortuna soltanto delle lievi escoriazioni, sta bene, in bocca al lupo a lui naturalmente. Un albero molto grande che era qui sul suolo comunale si è abbattuto su quest'auto proprio nel momento esatto in cui stava transitando su questa via in via Carrà. Il giovane è riuscito ad aprire lo sportello, a quanto pare a buttarsi fuori, quindi si è salvato, un'operazione straordinaria, e adesso c'è la pulizia di questa strada. Naturalmente ci sono stati gravi disagi alla circolazione in questo tratto, in questa area di Rende, ma tutto è finito nel migliore dei modi. Erano le 8 e qualcosa quando ho sentito un terribile rumore. All'inizio non mi ero accorto nulla, poi uscendo dal cancello ho visto che praticamente l'albero era caduto su questa macchina. Ho pensato subito al peggio, perché vedendo la macchina sembrava che non c'era poco da fare. 5 minuti prima ero passato su questa strada per andare verso Saporito e è andata bene. Una disavventura dunque che resterà sicuramente nei ricordi di questo giovane, però è finita bene. Adesso ci sono anche sul luogo i tecnici del comune di Rende che ci hanno detto eseguiranno adesso una sorta di esame anche su altri alberi dell'area, proprio per capire se in questa zona ci sono altri alberi che hanno avuto lo stesso problema di radici marcite, purtroppo anche per l'età appunto della vegetazione. Restiamo nel Cosentino perché questa mattina paura a Cosenza, in centro città, per una fuga di gas. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e anche sanitari del 118, un intero palazzo è stato evacuato. Dopo le verifiche dei tecnici la situazione è tornata alla normalità. Il forte odore di gas avvertito nitidamente in via Domenico Gaudio, siamo a Cosenza, una traversa del trafficatissimo viale della Repubblica alle spalle dell'ospedale. La paura dopo i fatti di Ravanusa, la segnalazione alle forze dell'ordine che arrivano sul posto, i lampeggianti, la strada transennata dal nastro rosso e bianco, il palazzo, circa 30 famiglie evacuato. Sì, se che facendo dei lavori si è rotto un tubo, è uscito fuori il gas e abbiamo chiamato vigili urbani e i vigili del fuoco, perché giustamente è successo quello in Sicilia, ci siamo preoccupati e abbiamo chiamato a loro. Siamo allibiti per quanto è accaduto, perché non ci aspettavamo che un lavoro comunque pubblico potesse avere questi risvolti negativi anche sulla vita dei privati cittadini. Sono stati, devo dire, molto attenti i vigili, anche l'ambulanza, hanno fatto il loro dovere. I condomini stretti nei cappotti in ore interminabili, le verifiche dei tecnici sui lavori in corso, il messaggio rassicurante: tutto sotto controllo. L'avvio delle attività di messa in sicurezza del territorio per una mattinata difficile da dimenticare. Ancora la cronaca con un sequestro di beni per 6 milioni di euro ad un imprenditore cosentino operante nel settore alberghiero dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale Bruzio. Era già noto per alcuni precedenti penali relativi a reati di usura, truffa ed estorsione. Adesso un imprenditore operante nel settore alberghiero, immobiliare e di compravendita di autoveicoli è di nuovo al centro di un'indagine della Guardia di Finanza di Cosenza, che ha operato un ingente sequestro di beni disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza. Tra i beni sottoposti a sequestro ci sono due strutture alberghiere in provincia di Cosenza, 99 immobili ubicati nelle province di Cosenza, Roma, Milano e Varese, 18 autoveicoli e 2 motoveicoli di grossa cilindrata, quote societarie, rapporti bancari e finanziari, per un valore totale di oltre 6 milioni di euro. Già a partire dalla fine degli anni 80, l'uomo, da ritenersi presunto innocente, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, fino ad un definitivo accertamento giudiziale, secondo l'accusa aveva posto in essere condotte illecite per diversi reati, che gli
avrebbero permesso di accumulare un patrimonio di rilevanti dimensioni. Avrebbe creato un rapporto duraturo con altre persone dedite alle truffe nei confronti dell'erario e alle bancarotte, tale da produrre reciproci vantaggi sia sul territorio calabrese che in Lazio e Lombardia. Le indagini dei finanzieri hanno fatto emergere una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio dell'uomo e del suo nucleo familiare. L'imprenditore si sarebbe avvalso anche di prestanome per nascondere le sue proprietà. Adesso ci spostiamo a Monte Rosso Calabro, dove hanno manifestato la propria contrarietà al parco eolico che dovrebbe sorgere in una faggeta secolare. Gli abitanti del comune vibonese, le associazioni ambientaliste e tanti rappresentanti dei comuni limitrofi. L'impianto, come da progetto, si andrà a comporre di 3 pale eoliche ultramoderne di 200 metri di altezza, visibili da tutta l'area angitolana e preserrese, con un grande impatto ambientale e paesaggistico. No al parco eolico che minaccia la faggeta monterossina ha riscosso consensi. La manifestazione Abbraccia un albero, promossa dall'amministrazione comunale di Monte Rosso Calabro e da Calabria Trekking, è sposata da molte amministrazioni comunali limitrofe. Non è giusto creare questi insediamenti selvaggi sui nostri territori, ma si possono fare delle energie rinnovabili e le fonti eoliche anche in altri luoghi che abbiano meno impatto sia sul paesaggio sia sull'ambiente. Una camminata solidale per conoscere le bellezze paesaggistiche e poi il percorso è terminato con una piantumazione di un piccolo faggio nei punti in cui dovrebbero sorgere gli impianti eolici di circa 200 metri di altezza. Si vorrebbe fare, e noi naturalmente ci auguriamo che questo non avvenga, in una faggeta secolare che sta sul Monte Coppari, e diciamo non siamo contrari naturalmente all'impianto di opere sul rinnovabili, questo deve essere concordato con i protagonisti del territorio e da quello che ci risulta il sindaco e i comuni limitrofi non sono stati interpellati per l'installazione di questo parco. Noi siamo qua per manifestare, per fare questa marcia fino alla faggeta, proprio per dimostrare che il popolo di Monte Rosso, dei comuni limitrofi, ha un seguito che non è solo la Calabria, perché la nostra associazione, che ha una rappresentanza a livello nazionale, è scesa giù in Calabria per dire assolutamente no a deturpare i nostri boschi e quindi i polmoni verdi che danno tanto ossigeno. Ora ci spostiamo a Cosenza, a Palazzo dei Bruzzi è stato presentato l'assessore al bilancio nella giunta di Franz Caruso. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha nominato l'assessore al bilancio. Si tratta di Francesco Giordano, già componente della commissione straordinaria per la liquidazione del dissesto finanziario del comune. Mi sono fatto il regalo di Natale, perché credo di aver scelto una professionalità di assoluto valore e soprattutto un conoscitore della vicenda cosentina, perché essendo stato fino a ieri membro della commissione Oslo, cioè l'organismo straordinario di liquidazione, essendo Cosenza un comune in dissesto, può darci un ulteriore contributo alla risoluzione dei problemi di natura finanziaria e di bilancio che noi abbiamo. L'ho nominato anche perché siamo in sintonia sul percorso che noi dobbiamo compiere, che è un percorso iniziale di verità e poi di impegno per risanare l'ente comunale. Dobbiamo, e siamo in questo d'accordo, fare in modo che la commissione possa uscire dal comune, perché uscendo la commissione dal comune significa che esce il comune dal dissesto. Il neoassessore, dalla sua postazione di commissario liquidatore, ha ben chiara la situazione finanziaria del comune. Cosenza effettivamente è una situazione grave, perché l'indebitamento di Cosenza, per noi che lo stiamo fronteggiando, ha caratteri numerici veramente elevati, rapportati alle altre aree metropolitane simili a quelle di Cosenza. Parliamo di 200 milioni di euro, lordi ovviamente pre-transazione, ma che sono in aumento. Sono in aumento presumibilmente perché ci sono anche tante partite che vengono registrate di volta in volta in commissione, che arrivano tardivamente, tante istanze che magari non sono state inoltrate nei termini, che ovviamente andranno in coda, ma che si dovrà provare a soddisfare tutte.
e non è cosa facile. Farò da trade union tra l'ente e la commissione, sicuramente cercheremo di far fronte a tutte le incombenze. Adesso vediamo la nostra rubrica dedicata alla borsa. Le borse europee rimbalzano dopo l'avvio di settimana debole. Nelle ultime settimane la diffusione della variante Omicron e la prospettiva di un minor supporto monetario hanno frenato il rally dell'azionario precedentemente sui massimi storici, complici gli scambi ridotti in vista delle festività che accentuano la volatilità. A risollevare il sentiment hanno contribuito l'approvazione del vaccino Novavax da parte dell'EMA e le dichiarazioni di Moderna secondo cui la terza dose è efficace contro Omicron, oltre alle speranze che il presidente americano Biden riesca a far approvare una versione rivista del suo piano sociale e ambientale Build Back Better. Dall'agenda macroeconomica è giunto l'indice GfK tedesco sulla fiducia dei consumatori in calo a meno 6,8 punti, oltre ai dati italiani sui prezzi alla produzione di novembre più 1,3% mensile più 27,1 annuo e il fatturato dell'industria di ottobre più 2,8 congiunturale. In calo a meno 8,3 punti l'indice sulla fiducia dei consumatori dell'Eurozona a dicembre. Così il FTSE MIB chiude in progresso dell'1,8%, ben intonato come il FTSE 100 di Londra, il CAC 40 di Parigi e il DAX di Francoforte più 1,4% e l'IBEX 35 di Madrid più 1,7%. In rimonta anche Dow Jones più 1,4%, S&P 500 più 1,2% e Nasdaq più 1,3% dopo le vendite della seduta precedente. Sul Forex l'euro-dollaro resta poco mosso a 1,127, mentre il cambio fra biglietto verde e yen risale a 114,1. Rimontano le quotazioni del greggio con il Brent più 2,8% a $73,6 e il WTI più 3,2 a $70,8. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 131 punti base con il rendimento del decennale italiano in risalita all'1%. Tornando a Piazza Affari, fra le big cap avanzano soprattutto Saipem più 4,1%, Unicredit e CNH più 3,5%, mentre arretrano Generali meno 0,5%, Campari e Moncler meno 0,6%. Grazie e buon proseguimento di serata. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.